Memoria prodigiosa live, è appena finito il secondo giorno e questa è un'edizione particolare perché abbiamo detto abbiamo una sala fantastica che viene usata per il Memo Camp in una location particolare, vi faccio vedere. Sono a Frilandia, sulle colline sopra Rimini, a Montescudo e questo è il contesto dove i nostri allievi stanno imparando. E adesso torno in aula perché a questo corso ci sono due persone che voglio farvi conoscere. Questa è la sala. Ed eccole qua. Allora abbiamo Matteo e mamma Valeria. Matteo, tu hai partecipato al camp quando? Io nel 2023, proprio la prima settimana di giugno ad Asti. Ok. E poi che risultati hai ottenuto? Beh, sicuramente ho notato che la mia media scolastica si è alzata. Infatti, alla fine del primo quadrimestre ho conseguito una media del 9,5 e per me è stata una gioia, ecco, trovare queste tecniche utili per in primis, alzare quindi i miei voti, ma anche imparare più facilmente. Ecco, e una cosa che noi facciamo dopo, mi dai il learning book? Una cosa che noi facciamo e diamo a tutti i nostri allievi è questo: dopo il Memo Camp, chi ce lo manda compilato e dopo il primo quadrimestre ha una media sopra un certo voto, vince un premio, che è quello di venire al camp con una persona cara. E Matteo ha portato la mamma. Raccontaci la tua esperienza. Allora, Com'è essere qua sponsorizzata dal figlio? Come ci si sente? intanto sono stata contenta per Matteo e soprattutto vederlo impegnarsi e comunque essere più efficace nello studio, perché a volte si impiega tanto tempo e i risultati, anzi, subentra la stanchezza. Invece sempre orientato all'obiettivo, quindi il fatto che, specialmente quando poi si cominciano le medie e le superiori, ci vuole metodo. Quindi non si nasce geni, ma con le tecniche si possono ottenere dei risultati, qualsiasi risultato che uno voglia. Quindi con le tecniche, l'impegno e lo studio si arriva ovunque, soprattutto non tanto per i voti, però io penso. Io avevo proposto a Matteo questo percorso soprattutto per dargli gli strumenti affinché lui realizzi i suoi sogni, per essere felici, non per i voti. Poi è chiaro che a volte col lavoro i voti aumentano, magari non subito, poi si vedono i risultati. Non era l'obiettivo del voto, anzi, mi sono sempre raccomandata che il voto, anzi, tra virgolette, di fregarsi del voto, di lavorare. Per imparare, per fare quello che lui nella vita desidera, quindi per essere felice. Ecco, Che questo. bello. E come ve la state vivendo il corso? No, devo dire che è molto interessante perché sto intanto ripassando le tecniche già apprese al camp e quindi sto dando proprio una rinfrescata e magari alcune cose che mi erano sfuggite le posso riguardare, ecco, qui a Memoria Prodigiosa. Bene, Valeria, Allora, come sta io andando? sono entusiasta, avevo già nel tempo capito che determinati risultati si ottengono non solo con l'impegno, ma ci deve essere una strategia. E mi dispiace solo di non poter tornare indietro col tempo, perché se adesso avessi l'età di Matteo e avessi questi strumenti, sicuramente nel corso della mia vita la scuola mi sarebbe piaciuta di più, magari avrei ottenuto più risultati. Per cui per me è stupendo e sono felice comunque di essere qui e penso che comunque queste tecniche debbano essere far parte del bagaglio culturale, cioè deve essere proprio la base, ecco, quindi soprattutto a oggi che i livelli di preparazione sono sempre più elevati. Quindi a maggior ragione, se un tempo era sufficiente magari avere una memoria, tra virgolette, da elefante, ad oggi senza strategia e senza obiettivi non si va da nessuna parte. Quindi questa è una cosa importante e soprattutto
deve servire in questo metodo, oltre ad avere la soddisfazione di realizzare i propri desideri, ecco, che evita che magari dei ragazzi che subito hanno delle ambizioni poi si trovano a non avere risultati di o non solo abbandonare, ma pensare che non valgono niente. In realtà è solo una questione di metodo e questo secondo Ottimo. me è un concetto. Grazie mille. Da Memoria Prodigiosa Live e da parte nostra, buona serata.